Il Gianicolo, padre putativo dei Romani. Un raggio di luce filtra nei suoi pensieri, come un laser. Beatrice socchiude gli occhi, reclina il capo e si abbandona. È il 1945. Rocco le sfiorava le labbra mentre gli sussurrava: "Ti amo. Sei il mio bene prezioso." Lo scoppio del cannone del Gianicolo scandiva una promessa d'amore. Beatrice e Rocco vivevano il loro segreto, seduti sul muretto del Belvedere. Il colpo d'occhio straordinario del Colle lo ha reso nei secoli involontario padre putativo di tanti romani. Abitavano entrambi a Trastevere, Beatrice in via del Moro 51 e Rocco in via della Scala 38. Da bambini giocavano, all'ombra dei panni stesi dei vicoli, ginocchia sbucciate dai sanpietrini, pane, acqua e zucchero per merenda. All'inizio era stata subito antipatia. Bea, figlia di un sarto, era sempre ordinata e vestita elegantemente, cappotti, abiti, giacche impeccabili, frutto di stoffe rivoltate e rimodellate con maestria. Pelle diafana, capelli corvini raccolti in una lunga treccia, il volto illuminato da un sorriso dolce. Quell'aria da bambina fragile non faceva trasparire quello che sarebbe diventata, cioè la capostipite di una delle industrie tessili più importanti di Sydney. Rocco, figlio di un muratore, era il più somaro della classe. Intelligenza viva ma voglia di fare poca. Furbo, come solo i bimbi poveri sanno essere, si era conquistato il ruolo di mascotte del rione, trasformando in un punto di forza il piccolo difetto della R moscia allo scilinguagnolo. Due peculiarità che nel futuro gli sarebbero tornate molto utili per la carriera politica. A far innamorare Bea erano stati i suoi occhi azzurro intenso. Se non dal primo incontro, quasi. La scintilla era scoccata un pomeriggio, mentre giocavano a rubabandiera sul prato, a fianco dell'austera statua monumentale di Giuseppe Garibaldi. Due mani che si sfiorano, due sguardi che si incrociano, due cuori che palpitano all'unisono. Da quel giorno sarebbero diventati l'uno l'ombra dell'altra. Michele, il padre di Bea, un uomo severo, vecchio stampo, legato alle tradizioni, sgobbava da una vita per mandare avanti la famiglia. Bea aveva da poco compiuto 14 anni. Il tavolo di legno, apparecchiato con i piatti di porcellana bianchi che spiccavano sulla tovaglia a quadroni blu e dai fornelli l'odore di un ragù con le regaglie di pollo, annunciavano che tutto era pronto per il rito domenicale. Dopo il segno della croce, Michele, al posto del solito buon appetito, aveva dato alla famiglia la notizia della loro partenza immediata per l'Australia, in soccorso del nonno in grave difficoltà. Avevano poco tempo per preparare i bagagli perché la nave delle spose era in partenza dal porto di Messina in direzione Melbourne, dopo solo 48 ore. Un nodo le stringeva la gola, mentre le lacrime scendevano veloci sulle guance. Bea aveva la consapevolezza di dover recidere le sue radici, separarsi dal suo grande amore, dai suoi sogni, da quel muretto che si affaccia su Roma. Nel cuore di una notte insonne, in preda all'agitazione, ripose i suoi sogni e le sue speranze in una lettera. Il loro non deve essere un addio, ma un arrivederci. Nel foglio di carta rosa bagnata dalle gocce di pianto, una promessa d'amore, un appuntamento, sul muretto del Gianicolo che si affaccia sul carcere di Regina Coeli, qualunque cosa accada nelle loro vite, ogni anno, il 10 maggio a mezzogiorno, lì, tutti e due, fisicamente o attraverso l'escamotage di un volo pindarico. Ancora con gli occhi appiccicati, Renatino, il figlio del portiere,
correva come la freccia di Cupido verso casa di Rocco, nascondendo sotto la canottiera di lana il suo prezioso carico. Lo squillo acuto del campanello fece trasalire la signora Rosa. Il Roscio, così lo chiamavano nei vicoli di Trastevere, le consegnò la preziosa missiva e come un razzo si precipitò giù dalle scale. Mamma Rosa, incuriosita, poggiò la busta sul comò della sala da pranzo in stile Chippendale. Era la prima volta che suo figlio riceveva una lettera. Appena alzato, ancora intorpidito dal sonno, avvolto nel suo pigiama di flanella e davanti al caffè latte, aveva trovato la busta rosa. Le mani tremanti, gli occhi lucidi, mentre leggeva, un fisso pensiero si faceva strada. Appuntamento al Colle, qualsiasi cosa accada nel tempo e per la vita. Rocco non era mai stato bravo a scrivere, ma doveva rispondere. Non poteva deludere la sua Bea. Dopo 2 ore ecco pronta una lettera di 20 righe che, nei suoi piani, era destinata in gran segreto alla cassetta delle lettere. Visitare la città eterna era il suo desiderio, fin da quando aveva andava alle elementari. Un sogno cullato per anni ed ora realizzato, nel giro di una settimana. La casa della nonna era rimasta quasi intatta. Gli inquilini negli anni avevano fatto solo dei piccoli aggiustamenti agli impianti elettrici. Nicolò aveva un pensiero fisso: trovare la cassetta delle lettere. La nonna aveva conservato in uno scrigno la chiave fino all'ultimo giorno della sua vita. Gliela aveva affidata con un ultimo bacio, strappandogli la promessa di andare a Roma. Esausto dal viaggio, dopo aver disfatto la valigia, il suo primo pensiero era stato cercare quell'antica cassetta in cantina. All'interno una quantità di vecchie missive. Tra tutte spiccava una busta bianca, senza francobollo. L'aveva aperta con curiosità. «Cara Bea, ti amo. Sei il mio bene prezioso. Niente ci può dividere, neanche lo spazio, il tempo, il destino. Quel muretto del gianicolo sarà il mio rifugio. Ti aspetterò. Qualunque cosa accada, io e te insieme, per la vita». Savona 12, 4 minuti, via del Moro 51. È una giornata tersa. Nicolò fa fermare il taxi nel declivo davanti al fontanone di Paolo V. Fa freddo. Il bavero della giacca alzato su fino alle orecchie si incammina lungo la passeggiata dei Garibaldini. Si respira aria pulita, una miriade di mezzi busti marmorei punteggiano la salita. Sono i ritratti illustri degli eroici combattenti che, a fianco di Garibaldi, hanno resistito per settimane alle truppe francesi, donando la vita per l'Italia unita. Sente un senso di comunanza con quegli uomini. Anche lui ha una missione impossibile da portare a termine. Arrivato in cima, uno sguardo in basso sui tetti di Roma lo rapisce. Le cupole delle chiese svettano verso l'alto. Non esiste città più bella. Finalmente può ammirare il famoso cannone, protagonista principale di tutte le storie serali raccontategli dalla nonna per farlo addormentare. Mentre sale a passo lento, con la mano destra tiene stretta nella tasca una busta. Giunto sulla piazza, si rende conto che cercare il signor Rocco è veramente un'impresa ardua. Un numero consistente di turisti estasiati fotografano Roma dall'alto. Bimbi festosi assistono allo storico teatrino dei burattini. Coppie di innamorati si baciano. Incuranti degli occhi indiscreti. Sportivi sudati fanno jogging. Lo sguardo perlustra l'ampio piazzale. Nicolò sa che deve cercare il Belvedere, dove sono scolpiti gli articoli della Costituzione italiana, lì dove si trova il busto marmoreo del generale István Thurn, il garibaldino ungherese dai baffoni spioventi. Su di una panchina un uomo con un cappello fumé legge avidamente un giornale con a fianco una ragazza intenta a smanettare sull'iPad.
Pochi indizi possono aiutare Nicolò. Deve cercare un uomo di circa 80 anni, con gli occhi azzurri, la R moscia e la battuta pronta. A passo svelto raggiunge la panchina. Giunto alle spalle del signore dal cappello fumé, lo apostrofa. «Mi scusi, è lei Rocco Alessandri?» Due occhi neri come due spilli lo fissano interdetti. Con fare scorbutico scuote la testa. È un palese no. Aveva sperato per un attimo che la fortuna lo avesse assistito. Ed invece la caccia al tesoro è appena iniziata. Mentre mille pensieri affollano la sua mente. «Scusi», disse una voce, «ma lei cerca Rocco Alessandri?» Nascosti da una cascata di riccioli biondi, spuntano incuriositi un paio di occhi azzurro intenso. «Sa dove posso trovarlo?» aggiunse Nicolò. La ragazza annuisce. «Sì, al cimitero monumentale del Verano. Mio nonno Rocco non c'è più. Ci ha lasciati una settimana fa.» Nicolò china la testa dispiaciuto. Ha sperato fino all'ultimo di poter conoscere quell'uomo. «Sei qui al posto della signora Beatrice, vero?» Sofia, senza aspettare risposta, ha già capito. Estrae lentamente dalla borsa una lettera, spiegazzata e giallastra. Anche Nicolò prende dalla tasca la sua missiva e con un gesto veloce gliela porge, senza fiatare. Uno sguardo d'intesa e i due giovani si avviano. Sofia è lì per lo stesso motivo, quello di tenere fede all'ultimo desiderio del nonno. Conosce bene il Gianicolo. Da bambina Rocco la portava a giocare sempre lì, vicino al teatrino dei burattini, e dopo lo spettacolino, mano nella mano, la guidava davanti alla statua di Anita, per poi tornare di nuovo al belvedere degli innamorati. Questo tutti i giorni, nonostante lei gli chiedesse di cambiare itinerario. Le aveva provate tutte, capricci, lacrimoni, musi lunghi, ma il massimo della concessione era stata una passeggiata fino al faro italiano, progettato da Manfredo Manfredi. Ora la testardaggine del nonno gli sembrava più comprensibile. Seduti sul muretto in silenzio, ognuno con una lettera tra le mani, gli occhi inchiodati sulla pagina. Tutto in un istante ha un senso. Non c'è bisogno di altre spiegazioni. Entrambi hanno la consapevolezza di aver chiuso il cerchio della vita. Con un sospiro Sofia ripone la lettera nel cappotto. Alza lo sguardo verso il volto di Nicolò. Per un lungo istante sembra che il tempo sia sospeso. Tutto è immobile, ovattato, come in un universo parallelo. Qualcosa di strano sta accadendo, qualcosa che sfugge alla loro volontà. Sono certi che niente sarà più come prima, persi l'uno nell'altro. Oggi, finalmente, due cuori si sono rincontrati in un'altra dimensione. E due cuori sanno già che quell'incontro non sarà solo per una volta. Il destino ha già scritto per loro una nuova pagina d'amore. Alessandra Pesaturo.